Il mare è tutto. È il veicolo di un'esistenza soprannaturale e prodigiosa, è movimento e amore. È l'infinito vivente. Il mare e la sopravvivenza dell'umanità intera sono fortemente interconnessi. Il mare è la linfa vitale del nostro pianeta. Produce più del 50% dell'ossigeno che respiriamo, assorbe anidride carbonica, regola il clima ed è per miliardi di persone una fonte importantissima di sostentamento. Ovunque siamo, la nostra esistenza dipende dal mare, ma il futuro del mare dipende da tutti noi. Eppure l'abbiamo considerato sempre così vasto da ritenerlo infinito nella sua capacità di soddisfare i nostri bisogni e praticamente immune all'azione umana. Però purtroppo non è così. Il Mar Mediterraneo è un mare di straordinaria bellezza e ricchezza in termini di specie e di biodiversità. Purtroppo ogni anno migliaia di tonnellate di rifiuti finiscono nelle sue acque. Tra questi ci sono anche le reti fantasma. Con il termine reti fantasma si intendono le reti, ma anche le lenze, gli ami, insomma tutti quegli attrezzi da pesca che vengono perse o abbandonate e che giacciono sul fondo. Gli impatti delle reti fantasma sono molteplici. In primo luogo sono fatte di plastica e quindi rilasciano microscopiche particelle che vanno ad aumentare l'inquinamento marino. In secondo luogo possono galleggiare e quindi pesci, ma addirittura uccelli, ma persino cetacei possono rimanere incastrati e in alcuni casi anche morire. In terzo luogo le reti avvolgono le rocce e sotto la spinta delle correnti abradano gli organismi e distruggono quella tridimensionalità che poi è la fonte della biodiversità del nostro fondale. Noi di Comfort Zone siamo una B Corp e come tale abbiamo a cuore il benessere delle persone, il benessere del pianeta e il benessere delle risorse che, come sapete, non sono infinite. Già nel 2021 con la nostra operazione Mare da Mare abbiamo aiutato a ripulire le coste e i fondali da quella plastica in eccesso che talvolta, ahimè, le inquina e le deturpa. Insieme a World Rise vogliamo dare un grande contributo, ancora più forte, per sensibilizzare tutti noi verso l'ambiente marino. World Rise è un'associazione che da 10 anni agisce per la salvaguardia del nostro mare attraverso progetti innovativi ed educativi che puntano a veicolare quel cambiamento di rotta di cui abbiamo bisogno per creare insieme un futuro migliore per il nostro pianeta blu. E nel 2023, Comfort Zone, con il suo progetto Mare da Mare, insieme a World Rise, lavoreranno per recuperare quelle reti sommerse, quelle reti abbandonate dai pescatori oppure semplicemente disperse in mare, reti che disturbano l'habitat, disturbano i pesci, ma disturbano anche quella che è la flora del nostro bel mare. Il nostro progetto sarà mirato ad una zona specifica d'Italia. Lavoreremo sul litorale ligure ed in particolare andremo a lavorare sulla e nella riserva marina di Capo Mortola per permettere a tutti noi di godere di un mare sempre più bello e sempre più pulito. Grazie al supporto di Comfort Zone siamo riusciti a recuperare oltre 300 kg di reti fantasma e a liberare centinaia, anzi migliaia di organismi e decine di metri quadri di scogliera. Come umanità possiamo scegliere se avere un impatto negativo o positivo per il futuro del nostro pianeta. E abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale che parte anche dalle nostre azioni individuali. Ma solo lavorando insieme possiamo veramente fare la differenza.
La salvaguardia del mare passa anche attraverso il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle nuove generazioni. L'educazione gioca un ruolo fondamentale, non soltanto per formare i futuri cittadini, ma anche per creare all'interno della nostra stessa comunità quel senso di urgenza che ci deve spingere ad agire adesso per salvaguardare il futuro del pianeta, ma anche il nostro futuro. La bellezza del mare e la consapevolezza dell'importanza della sua tutela ci ricordano la responsabilità che abbiamo delle nostre scelte quotidiane. Perché l'iniziativa singola può sembrare una goccia nell'oceano, ma ogni goccia conta.